dovrebbe salire il nuovo sindaco di Pontecorvo, Michele Nataro. Grazie. Grazie, grazie a tutti. Come hanno detto i ragazzi prima, noi siamo qui questa sera soprattutto per ringraziarvi. I comizi credo che ormai siano finiti, è finito il tempo dei comizi, è finito il tempo di... Oggi è finito il tempo della campagna elettorale, dei veleni, delle calunnie, delle minacce, di tutto. Siamo qui adesso a festeggiare questa vittoria, che è la vittoria di tutta Pontecorvo, non solo della lista Pontecorvo Rinasci. Noi siamo contenti di questa vittoria perché è stata una vittoria ottenuta con il sacrificio e con il sudore di tutti noi, di tutti e 21 che si sono dati da fare dal primo giorno in cui è stata composta la lista e è stata presentata. Nessuno forse scommetteva tra di voi, tra gli elettori di Pontecorvo, che questa lista potesse ottenere un successo. Siamo partiti forse svantaggiati dai pronostici, ma sicuramente poi con il tempo voi avete dimostrato di crederci in questa vittoria e di credere soprattutto in tutti noi. Abbiamo dimostrato veramente di essere una squadra compatta. Io ho detto anche l'altra sera alla chiusura della campagna elettorale, abbiamo dimostrato di essere una squadra di amici più che una squadra politica, ed è questo veramente che mi preme. Io adesso vorrei ringraziare uno a uno i ragazzi che sono qui dietro, quelli eletti e quelli non eletti, che hanno dato un contributo comunque essenziale. Voglio ringraziare tutti gli amici e i sostenitori, voglio ringraziare il gruppo dell'avvocato Attilio Turchetta, che vedo lì giù in fondo, a cui va il mio ringraziamento per il sostegno che ci ha dato, che è risultato veramente determinante per questa vittoria della nostra lista. Io sono contentissimo, ripeto, di questa vittoria, e da domani, guardate, permetteteci solo questa mezza giornata di festeggiamenti, e da domani andremo a lavorare subito, ci rimboccheremo le maniche, perché veramente c'è tanto da fare. Noi siamo comunque convinti di poter sostenere questa amministrazione, di sostenerla in maniera seria, credibile, onesta, e soprattutto di essere propositivi. I ragazzi sono pronti, sono agguerriti, adesso noi siamo un po' stanchi, ma veramente la felicità supera la stanchezza, questo state certi che è così. Siamo veramente felici e siamo veramente contenti di questa vittoria. Io comunque vi ho già ringraziato uno a uno, probabilmente ho abbracciato tutti, idealmente vi riabbraccio di nuovo, e chiedo veramente adesso a voi un sostegno diverso da quello che ci è dato adesso con i voti, un sostegno morale, una vicinanza morale, perché noi saremo pronti a sostenervi con tutte le nostre forze come amministrazione a voi vicina. Qualcuno prima ha detto effettivamente che noi saremo l'amministrazione di tutti, e quindi io sarò il sindaco di tutti, di chi non mi ha votato, ma soprattutto di chi mi ha votato, ma soprattutto di chi non mi ha votato, per dimostrare proprio che Pontecorvo ha bisogno di coesione sociale. Adesso il tempo della campagna elettorale è finito. Tutti i consiglieri comunali, sia di maggioranza che di opposizione, devono essere pronti ad affrontare i problemi che Pontecorvo ha, che non sono pochi. Ognuno avrà un suo ruolo, quello che le ha dato gli elettori, noi di governare, loro di controllarci, ma state certi che noi lo faremo con la consapevolezza di essere pronti ad affrontare questa sfida e di affrontarla veramente con la consapevolezza di essere comunque una squadra di persone competenti. Io questa sera mi sono posto proprio l'obiettivo di non rispondere più a nessuna polemica, perché per me la campagna elettorale si è chiusa venerdì notte, e questa sera con la proclamazione dell'elezione nostra noi siamo adesso entrati in una fase diversa, che è la fase quella delle risposte. Noi adesso veramente ci permettete solo di festeggiare questa vittoria per questa mezza giornata. Da domani mattina saremo su al comune pronti a dare a voi subito le risposte. Io voglio ringraziare, ripeto, tutti gli amici, i quali mi hanno sostenuto, mi hanno veramente aiutato moltissimo, la mia famiglia in particolare, e soprattutto voglio ringraziare voi. E adesso io chiedo che noi stessi possiamo fare un applauso a voi, lo faremo solo noi da qui sopra. Io questo applauso lo dedico a tutti voi, veramente a tutta la città di Pontecorvo, che ha creduto in una squadra giovane ma una squadra di persone competenti.
E noi, ripeto, non vi deluderemo, su questo statene certi, perché su questo noi possiamo subito scommetterci. Siamo pronti veramente ad affrontare tutte le emergenze, già abbiamo un quadro chiaro delle situazioni da affrontare, le affronteremo al più presto possibile. Una volta definita la squadra di governo, saremo pronti subito a darvi le risposte che meritate. Io vi ringrazio di nuovo, vedo che siete veramente numerosissimi, come sempre, quando ci avete sostenuto nelle battaglie della campagna elettorale. Questa sera vi vedo numerosi comunque, quindi io vi ringrazio di nuovo e vi invito questa sera a festeggiare veramente questa vittoria con la tranquillità di chi ha fatto il suo dovere come tutti noi e di chi come voi veramente avete creduto in noi. Grazie ancora e forza Pontecorvo! Questa sera facciamo un piccolo saluto in Viale Dante, siete pregati di intervenire tutti, grazie. Questo è il padre.